Per l'Unite il 2021 è stato un anno ancora difficile ma ricco di soddisfazioni. Il rettore dell'Università di Teramo, Dino Mastrocola, nella tradizionale conferenza di fine anno, ha ripercorso tramite un video tutte le tappe del 2021. Un grande lavoro quello dell'Ateneo Teramano per rimanere sempre vicino ai propri studenti e attrarre nuove iscrizioni che, nonostante le tante difficoltà, sono arrivate. L'università per diversi mesi si è anche messa a disposizione del territorio per la lotta al coronavirus, trasformandosi in centro vaccinale, inaugurato dal ministro Speranza e che ha fatto registrare in 5 mesi oltre 120.000 somministrazioni. Abbiamo rafforzato il nostro spirito di coesione, abbiamo rafforzato i rapporti con il territorio e ovviamente quando penso a questo penso al lab vaccinale, la prima università in Italia a vaccinare il 90% dei docenti e degli studenti. Questo ci ha consentito il 4 ottobre di tornare in presenza, sempre nella massima sicurezza, quindi questo è un po' il simbolo. Però non ci ha impedito di continuare a portare avanti tutta la parte istituzionale. Penso alla ricerca, quindi abbiamo intercettato ancora più progetti, abbiamo presentato il progetto definitivo ed esecutivo per l'ex manicomio e per l'agrobioservio, quindi abbiamo implementato l'offerta formativa nella direzione della sostenibilità, abbiamo ripreso prepotentemente la formazione nel campo dello sport e soprattutto abbiamo rafforzato lo spirito di inclusione dell'Università di Teramo. Basti pensare all'impegno per il carcere, all'impegno per i rifugiati e gli extra UE, all'impegno per i disabili in generale, sia a livello formativo, e ricordo anche il fatto che abbiamo fatto partire il corso, il TFA Sostegno, che ha avuto più di 1600 domande per la preselezione. Quindi devo dire che l'elemento caratterizzante, quindi oltre allo spirito di coesione, è proprio l'inclusione, cioè l'Università di Teramo dimostra sempre di più quello che è il proprio DNA, includere e non lasciare indietro nessuno.